Guardate, ci troviamo nel parco giochi dei bambini di Simbario, erba alta 1,50 m, col signor? Nazareno Muzzini. Senti, il comune vi ha chiamato per venire a dare una sistemata. Sì. Più o meno le tempistiche? Io credo che in un paio di giorni, se tutto procede bene, dovremmo completare. Quindi ho visto che usate sia dei cespugliatori e sia... Abbiamo anche un tagliaerba qua, perché l'erba è troppo lunga. Quindi un tagliaerba che è una piccola fresatrice. Sì, più o meno sì. Più o meno sì. Senta, per coloro che ci guardano, che messaggio vuole dare sulla Calabria? Direi che noi siamo indispensabili. Io credo che la regione dovrebbe mettere una mano sulla coscienza e fare in modo che noi possiamo avere un contatto un domani. Perché diciamo siete saltuari? Sì, perché siamo TIS. Ah, siete tirocinanti. Stiamo lavorando in nero per lo Stato. Tirocinanti per conto del Parco delle Serre. No, noi siamo per conto del Parco delle Serre, ma siamo sempre sotto il sussidio della regione. Ho capito, invece per coloro che vorrebbero venire in Calabria, perché lei è calabrese di dove? Sì, Serra San Bruno. Cosa vuole dire? Che messaggio, che invito vuole fare per coloro che vogliono venire a visitare le serre? Venire perché sono dei posti molto bellissimi, compreso c'è l'area del parco pure, che è un posto ancora molto molto più bello. Adesso ma sono tanti posti da visitare. Poi con i cervi, i lupi, la fauna. Sì, sono tutte queste... Come in Zila. È tutto bellissimo. Senta, quindi... ci spiegate che tipo di cespugliatore avete? Ecco. Così ve lo facciamo vedere per coloro che si vogliono avvicinare magari al giardinaggio. Che modello è? Spieghiamolo. Qua questo modello della Epico. Abbiamo questo modello qua. Come mai col filo e non con la lama? Allora, con il filo perché quando poi con la macchina, quella che taglia l'erba lunga, taglia questa qua lunga, poi dobbiamo ripassare con il filo e fare, ecco, come puoi vedere qua. Diciamo per portarla a tappeto erboso, un po' come nei giardini perfetto, delle ville. Per fare tipo un prato. E come costi un decespugliatore così? Il costo di questo? E un decespugliatore di questo, diciamo, nuovi ci vogliono sempre un... 500-600 euro. E quanto può durare? Dipende il lavoro. Dipende il lavoro. Certo. Un lavoro come questo? Un paio di anni questo qua, se va tenuto, ha fatto la manutenzione, dura. Sente, un'ultima cortesia per coloro che ci guardano. Dopo che l'erba è tagliata, ogni quanto bisognerebbe farla poi? Allora, quando arriverà... Per non farla tornare così. Quando arriverà tra 15 cm di altezza, con una macchinetta normale la possono... A rotelle, quindi possono... per mantenerla bene, insomma. Tra 15 giorni dovrebbero ripassare. Quindi ogni 15 giorni va tagliata. Certo. Ci vuole una manutenzione. Certo, certo. Più manutenzione è, più si tiene il posto, quindi più bello sarà. Manutenzione c'è. Va bene, io vi ringrazio e vedo che già avete iniziato a dare una pulitina, sì, per muovermi. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie anche a voi. Quindi come avete visto, in un paio di giorni puliranno con quella mini fresatrice tutto il parco giochi, e quindi un bel lavoro, grazie al comune di Simbario che li ha chiamati, grazie alla nuova lista Cambiamo Simbario, il nostro sindaco Gennaro Crispo, che già si è messo non solo con la sua squadra a pulire il cimitero internamente, ma anche le aree circostanti, le aree limitrofe. Oggi è una giornata un po' uggiosa, ci sta bene, ci sono 20 gradi e da Simbario è tutto. Ciao!